Anche oggi sono qui per darvi un consiglio, un piccolo consiglio questa volta. Allora, io e Simba siamo appena rientrati in questo momento dalla passeggiata. Quindi, quello che vi consiglio veramente è quando rientrate di prendere le zampe. Dammi la zampa, dammi la zampa, dai, dammi la zampa, bravissima. E pulirle con le salviette. Ma pulirle veramente bene, soprattutto all'interno della zampa, dove ci sono i polpastrelli. Andate dentro nei polpastrelli in maniera che non si formino dei nodi, che non rimanga della terra o dei pezzetti di rametti, dei sassolini dentro nel pelo. Quindi questo lavoro va fatto molto molto bene. Dammi l'altra zampa. No, questa Simba. Dai, dai, molto collaborativa, lei è molto collaborativa, vedete? Sotto, soprattutto sotto, dentro nei polpastrelli, in questa maniera, qua, proprio dentro bene, che non si formano. E se sentite dei nodini, dei sassini, così, prendete una forbice e piano piano andate a tagliarli, perché sicuramente a lei quando cammina, a loro quando camminano, gli può far male e creare dei problemi anche nella camminata. Ok? Tutte e quattro le zampe. Poi, un'altra cosa che mi raccomando, rientrate, che siano asciutti o che siano bagnati, sempre una salvietta da passare sotto la pancia. Stai ferma. Bene, sotto la pancia. Puliamo la pisciotta, puliamo le parti intime. Puliamoli bene, che queste sono le parti che sono più a contatto con l'asfalto, con la terra e tutto quanto. Anche questa è la Simba che ha le frange, delle belle pulite con le salviette sulle frange. Va bene? Mi raccomando, ascoltate i miei consigli. Ciao, alla prossima!